Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura, la lettera scritta dalle varie associazioni attive sul Vesuvio al Ministro. Si nomini un presidente che realmente ami l'ambiente. Lavori invece a Via Falanga. Questa mattina la piazzetta di Torre del Greco sembrava già libera dai cantieri. L'evento poi alla De Nicola Sasso, in conclusione dei moduli formativi. Presente anche il rapper Livio Cori. In conclusione, il ricordo del professor Piero Di Stasio, divulgatore della storia di Torre del Greco, scomparso prematuramente. Questo ed altro nei nostri servizi. Le associazioni attive per la tutela del Parco Nazionale del Vesuvio scrivono al Ministro. Nella missiva a Roberto Cingolani per la transizione ecologica si fa presente che a breve dovrà essere nominato il nuovo presidente del Parco Nazionale. Dati i rischi che corre il nostro patrimonio naturale e paesaggistico, è ancora vivo il ricordo dell'incendio che nel 2017 distrusse migliaia di ettari di vegetazione, le associazioni ed i comitati chiedono maggiore attenzione nella nomina del nuovo dirigente. Si chiede una persona esperta e competente nelle materie di tutela ambientale e che sia anche abituata alle meccaniche associative, in modo da poter dialogare con le realtà quotidianamente attive sul territorio. Per le associazioni dovranno essere disposte anche consulte periodiche per valutare di volta in volta i rischi ed i provvedimenti da prendere. Cosa più importante, però, specificano nella lettera, è che il nuovo presidente sia una persona che ami genuinamente l'ambiente ed il Vesuvio, poiché solo un forte slancio di amore può risollevare le condizioni del parco dopo il grande incendio. Il 5 luglio doveva essere il giorno dell'inizio dei lavori a Via Falanga e Piazzetta Falanga, ma la situazione attuale, 24 ore dopo, non è confortante. Il tempo stimato per i lavori dovrebbe essere di 150 giorni, con l'obiettivo di realizzare opere che riqualificano la strada e per provare a creare ordine in uno spazio che è quasi sempre protagonista di confusione e disorganizzazione. Niente lascia intuire che dovrà, anzi doveva, partire un cantiere. Crea non poche preoccupazioni lato dell'assenza di segnaletica sul posto, che dovrebbe invece, secondo l'ordinanza, essere presente e segnalare appunto che in quel posto sono in corso dei lavori, anche quando in stand-by. Scetticismo generale da parte dei commercianti e dei frequentatori del mercato, totalmente ignari delle ordinanze e dei lavori, soprattutto delle finalità degli stessi. La piazzetta rimane un luogo storico per i cittadini torresi e soprattutto molto importante per l'economia della città. Si spera che quest'opera di riqualificazione, una volta finalizzata, porti una valorizzazione di quella che è una delle zone più importanti del comune corallino. Ieri pomeriggio la manifestazione conclusiva del progetto Scuola Viva all'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco, con la partecipazione di un ospite d'eccezione, il rapper napoletano Livio Cori. Il tema della legalità è stato il filo conduttore dei vari moduli che hanno visto gli studenti, supportati dai tutor e dagli esperti esterni, protagonisti di molteplici attività, dal ballo alla recitazione, dall'arte all'enogastronomia. Opportunità per esprimere talenti e attitudini nell'ottica di una scuola dinamica e proiettata verso il futuro. I risultati sono veramente soddisfacenti perché hanno partecipato in tantissimi alunni a questo progetto, che la tematica è quella della legalità. Quindi i protagonisti sono stati loro che hanno organizzato, hanno sviluppato questa tematica a livello di laboratorio, quindi artistico, facendo dei disegni, facendo anche degli elaborati scritti e naturalmente con l'aiuto e la collaborazione dei docenti che hanno fatto da tutor per questo progetto della quarta annualità. Sarà la conclusiva, almeno per il momento, quindi ci tenevamo a concluderlo organizzando un evento come questo. Per questo evento finale anche la scelta di un momento musicale con una guest star, il rapper Livio Cori.
abbiamo deciso proprio di invitare Livio Cori perché ci sembrava molto più vicino agli alunni, all'età dei nostri ragazzi. È giovane, è vero che ancora è emergente e comunque anche lui nelle sue canzoni, essendo un rap, affronta proprio la tematica sulla legalità. Legalità che i giovani hanno espresso attraverso molteplici attività. Sì, hanno cantato, suonato, hanno ricostruito dei costumi tipici napoletani, si sono divertiti anche con il ballo, proprio con un filo conduttore unico, quello di sensibilizzarli alla legalità, al rispetto del territorio e delle persone del nostro territorio. Una conclusione ad hoc per quest'anno scolastico abbastanza complesso, ovviamente per la pandemia, però una degna conclusione, insomma, di un percorso che ha portato comunque dei frutti importanti e speriamo per l'anno prossimo, insomma, di poter fare altrettanto, ovviamente senza mascherina, tutti quanti insieme. Opportunità significative finanziate dalla Regione Campania. Sì, infatti grazie alla Regione Campania e a questi contributi che danno alle scuole, contributi che consentono ovviamente di fare delle progettualità importanti. Questa scuola è arrivata alla quarta annualità del progetto Scuola Viva, che ha riscosso un grosso successo, un grosso impegno da parte delle famiglie, degli alunni, dei docenti, dei tutor e degli esperti. Emozionata, fiera di questi ragazzi in un momento così difficile quale il Covid, hanno vissuto in DAD, molti di loro hanno vissuto in DAD questa esperienza ed è stata comunque un'esperienza che ci ha portato dei frutti bellissimi. Sono nati delle progettualità meravigliose, i ragazzi veramente hanno dato tanto, ad esempio nel valorizzarte hanno creato degli elaborati meravigliosi dedicati a Siani, al giudice Borsellino, al giudice Falcone, quindi io anche da referente progetti della De Nicola Sasso sono estremamente sorpresa da quanto un ragazzo può dare quando viene invogliato a fare delle cose. Dall'educazione alimentare alla realizzazione di vere e proprie ricette, come hanno risposto gli studenti? Ci hanno davvero sorpresi e ci hanno fatto veramente davvero ci hanno resi soddisfatti. Non immaginavamo di poter avere tutta questa ottima risposta che è arrivata anche grazie alla collaborazione delle famiglie che hanno aperto le loro cucine e ce le hanno messe a disposizione. Quindi nella prima parte i bambini si sono aperti con noi sulle loro abitudini alimentari e ci hanno raccontato come mangiavano, cercando di migliorare appunto le loro abitudini, e poi si sono divertiti con noi in questi laboratori di cucina, pasticciando e divertendoci, però veramente con tanto tanto divertimento al termine del modulo. È stata un'esperienza meravigliosa, nonostante questa pandemia abbia colpito in particolar modo le emozioni dei bambini. Questo progetto ha dato loro la possibilità di uscire fuori da questa situazione di pandemia e quindi di vivere relazioni anche se fatte a distanza. E i bambini attraverso questo modulo hanno capito che cosa significa mangiar sano? Sì, mangiar sano, anche perché la scuola ha proprio un progetto verticale, frutta nella scuola, quindi l'alimentazione viene portata avanti in tutte le classi. Livio Cori, stasera guest star qui a Torre del Greco, all'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco, il suo messaggio per gli studenti. Io aspettavo da tanto tempo in realtà un'opportunità per parlare proprio ai giovani di legalità, perché ho sempre sostenuto che per combattere bisogna partire proprio dai giovani, e i giovani sono l'unica possibilità che si ha per cambiare veramente le cose nel futuro, quindi poter intervenire in queste situazioni è un onore e anche una responsabilità molto grande, quindi sono felice di partecipare con anche la mia musica per trasmettere appunto dei messaggi che possano portare speranza in un futuro. Come si spiega un tema così importante come quello della legalità attraverso la musica? Beh, la musica è uno di quei mezzi che appunto soprattutto i giovani riescono a catturare in maniera molto più semplice, quindi diciamo che è anche una maniera semplice per poter educare le nuove generazioni, quindi è un modo di riuscire a essere efficaci per quanto riguarda appunto la creazione di un futuro. E, diciamo che tramite dei messaggi che siano comunque che abbiano un senso positivo, no? Insomma, c'è tanta musica, bisogna anche distinguere ovviamente tutto quello che è il calderone musicale. Tramite determinati artisti e determinati messaggi si può veramente fare la differenza.
Siamo qui questa mattina col signor Carlo Boccia per un ricordo del professor Piero Di Stasio, scomparso recentemente. E il caro Piero, mio amico, ci ha lasciato il 29 giugno, molto prematuramente, all'età di 55 anni. Piero è un appassionato come me di storia locale e lui era archivista dell'archivio di Santa Croce e del Carmine. Era un punto di incontro di molti appassionati di torre e di persone di cultura che volevano sapere. Noi ci incontravamo di sera sul sagrato della chiesa e progettavamo le nostre uscite oppure progettavamo cioè degli articoli da mettere sui social. E il nostro era una passione, ma più oltre alla passione nostra, noi avevamo, diciamo, quell'idea di spiegare ai torresi la nostra storia millenaria, quelle che non sapevano. Infatti molte volte dicevano, ci facevano delle domande inesistenti, domande inutili, dicevano: ma dove avete preso queste notizie, chi ve le ha date? Tipo quattro altari, del greco che stava a torre, la torre di Vassana che era la nostra torre, tutto sbagliato. E questo lo facevamo apposta per farli capire noi in che luogo viviamo. Noi viviamo in un luogo a Torre del Greco, che è uno dei più bei posti, questi sono racconti degli antichi cronisti dell'epoca, del Golfo di Napoli. Ci abbiamo delle peculiarità che non hanno altre città, che potremmo attrarre i turismi. E poi io e lui abbiamo notato altre cose, cioè Torre del Greco adesso è degradata, però facendo conoscere ai torresi il valore che ha la città, può darsi che la rispettano meglio e la trattano meglio. Oltre che divulgatore, era anche uno scrittore. Sì, era un archivista del Carmine della Santa Croce, e da questi libri ha tratto notizie di cui ha scritto i cognomi vesuviani e i 500 anni della storia della chiesa di Santa Croce. Però purtroppo il secondo non è stato pubblicato e si farà, adesso credo la famiglia faremo il possibile per farlo pubblicare, che è una testimonianza della nostra città. Grazie per la cortese attenzione, per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.